Sì, questo fine settimana dovrebbe essere il picco massimo, almeno andando sulle statistiche degli scorsi anni. L'8 di dicembre è stato il momento dove abbiamo avuto più afflusso, un po' di tutto, sia di presenze turistiche, quindi di persone che pernottano nelle strutture ricettive, che dai segnali hanno riempito non solo la città ma anche tutta la provincia. Alcuni gruppi ci hanno scritto che addirittura dormono chiusi per venire alla città del Natale, quindi tanti pernottamenti, tantissimi camper e tantissimi autobus e macchine. Il Natale ad Arezzo, meglio viverlo a piedi, così raccomanda l'amministrazione comunale e la polizia locale dopo i primi 2 weekend che hanno letteralmente congestionato la città per migliaia di persone arrivate ad Arezzo per tutte le iniziative della città del Natale. E anche il numero degli autobus che dovrebbero arrivare è estremamente elevato, un numero mai registrato prima in Arezzo. Quindi noi veramente siamo in una situazione in cui stiamo lavorando, cercando anche di essere creativi, perché sono numeri che non sono assolutamente usuali per questa città. Traffico e sosta dal 7 dicembre al Capodanno cambieranno. La parte alta della città sarà interdetta alle auto fin dal sabato. Le domeniche saranno off limits anche per l'asse via Roma-Via Crispi. I residenti e solo loro in ZTL potranno parcheggiare al campo sportivo di via Madonna Laura. Beh, sostanzialmente abbiamo ripetuto i provvedimenti dello scorso anno, ovvero da sabato fino a fine mese. Nel fine settimana verrà chiuso il tratto di via Roma, quindi da Piazza Guido Monaco fino a via Margaritone, sabato dalle 14 alle 20, mentre domenica dalle 10 alle 19. Sicuramente per i prossimi 2 fine settimana, poi vedremo come andrà l'afflusso turistico e ci regoleremo di conseguenza. I parcheggi Baldaccio e Mecenate che si trovano appena fuori dal centro città dovranno essere gli obiettivi principali per chi arriverà ad Arezzo in auto. Come arrivare ai parcheggi Baldaccio e Mecenate sono i principali senza trovarsi imbottigliati? Sì, io consiglio di non utilizzare le strade di scorrimento di via Tarlati, ma di utilizzare la parte sud della città, quindi via Vittorio Veneto, via Michelangelo, via Mecenate, la zona Giotto. Quindi eventualmente, oltre a quello indicato precedentemente dal comandante, via Baldaccio, usufruire del Mecenate, quindi della parte che diciamo è meno interessata alle chiusure, per raggiungere la parte da Corso Italia per poi raggiungere fino a Piazza Grande. E il prossimo 8 dicembre l'accensione dell'albero di Natale dell'amministrazione comunale sarà un evento un po' più dolce del solito. Beh, andremo ad accendere l'albero di Natale che abbiamo ormai ripristinato dallo scorso anno. Quest'anno sarà molto molto particolare, non svelo niente, però invito i cittadini a venire, invito le famiglie. Chi ha problemi di glicemia magari no, perché ci sarà il rappresentante della Perugina che offrirà ai bambini, ai tanti bambini che spero verranno, un po' di cioccolata, e quindi sarà un evento nell'evento, perché oltre all'accensione ci saranno 2 o 3 cosine che sveleremo al momento che non sono mai state fatte. Quindi vi invito sabato pomeriggio alle 17 in Piazza Guido Monaco per l'accensione del, diciamo, ormai tradizionale, speriamo che non verrà più spento, albero di Natale.